Sono tornata. Allora, mi sono accorta che nell'ultimo video degli acquisti, barra scambi, insomma, ho dimenticato qualche libro e nel frattempo qualche libro nuovo è arrivato nella mia casa, nella mia libreria. Quindi volevo fare questo video per farveli vedere e in più farvi vedere un giornale che ho preso da poco dove c'è qualcosina che potrebbe interessare. Allora, gli ultimi due acquisti che sono di ieri sera, sicuramente la maggior parte di voi li avrà già visti 100 volte, ma io ve li faccio vedere comunque, ci sono delle belle ditate. Questo nuovo della Newton Compton Editori, Irene Nemirovsky, Il ballo. Io non ho letto niente di questa autrice, mi incuriosiva, ho sentito parlare bene, quindi ho pensato di provare a prenderlo. E poi questo che mancava nella mia libreria, Lady Susan di Jane Austen. Penso di averli quasi tutti, forse mi mancava questo, non ricordo, devo controllare, quindi ho approfittato 99 centesimi. Ok, poi grazie a Spiccicallen, spero di aver pronunciato giusto il tuo nick, altrimenti scusami, ho preso sul libraccio Il lamento dell'oceano di Victoria Frances. È favoloso, a me manca poco poco per finirlo e devo essere sincera che me lo sto godendo perché, vabbè, a parte che lo alterno con le letture che sto facendo, insomma, ultimamente, insomma, è così ben disegnato che mi dispiace finirlo. Vi faccio vedere qualche disegno. Dunque, ecco qui. Spero che riusciate a vedere. Poi c'è il faro con la spiaggia. Non so se. Spero che si veda abbastanza bene. Questa autrice è la stessa autrice che ha scritto favole che mi piacerebbe tanto vedere. Ecco qua. Cioè, vedere, scusate, che mi piacerebbe tanto prendere, chissà che un giorno lo prenderò. Non so dirvi il prezzo perché c'è il bollino del libraccio e sinceramente non volevo staccarlo per paura di rovinare il libro che mi è arrivato in ottime condizioni, quindi sono molto molto felice. Poi sapete che io amo la cucina e quindi mi sono presa di Laurel Evans, American Bakery. Questa ragazza vive in Italia, ma naturalmente insomma, è americana di origine e in questo libro spiega in modo molto facile come fare i dolci tipici americani. E ci sono delle immagini, aspettate che, ecco, molto molto belle, mi vedete? Ecco qua, delle immagini molto molto belle. E devo dire che è molto, sì, molto facile da seguire. E quindi, siccome io di questa autrice non avevo niente, ecco qua, ho colto l'occasione, c'era il 15% su Amazon e l'ho preso. Poi, sempre con quell'ordine lì, ho preso Io prima di te di Jojo Moyet o Yo-Yo, non lo so come si pronuncia. Penso che avete già visto qualche recensione o comunque se l'avete già letto, ditemi che ne vale la pena come penso che sia, perché vabbè, la copertina è stupenda, ma da quello che dalla sinossi sembra molto molto bello. E quindi anche questo col 15% di sconto l'ho pagato 12,67. Poi dal libraccio ho preso Storia d'amore di eresia di Charmaine Craig su consiglio di The Celtic Marigan, usato però, vabbè, ha un po' le pagine ingiallite, ma insomma per 4,50 euro direi che insomma
un ottimo acquisto. E ho preso la cena di Hermann Koch, spero che si pronunci così, sempre a 4,50 € sul libraccio, grazie a Miss Tortellino, che mi fa spendere sempre un sacco di soldi, Leonora. Però i suoi consigli sono praticamente sempre azzeccati, almeno per quanto mi riguarda. Volevo salutare e ringraziare in modo particolare 7972 Vale. Da lei ho comprato questo, Miriam Zimmer Bradley, La signora delle tempeste. Sapete che io amo questa autrice, se non lo sapete ve lo dico adesso. E la saga arturiana, sto facendo un po' alla volta la raccolta di tutti i suoi libri, e quindi anche se questo non parla, mi sembra di dire Artù, io quando ho visto Marion Zimmer Bradley sono un po' andata a scatola chiusa, e visto che lei lo vendeva, io l'ho preso. Però Valentina, come sempre, è gentilissima, e oltre al libro mi ha spedito due bellissimi segnalibro. Allora, uno è questo, con un bel fiocchetto, eccolo qui, con dietro un indovinello letterario che mi ha dato veramente del filo da torcere, spero che riusciate a leggere. Nonostante l'aiutino che lei mi ha dato scrivendomi che si tratta di un classico, io questo classico non l'ho ancora letto, quindi la mia ricerca è stata non dico estenuante, però insomma ho fatto le mie belle ricerche, e non vi dico il titolo, se voi lo sapete scrivetemelo qui sotto. E comunque, insomma, prima o poi lo leggerò, grazie Vale. L'altro è bellissimo, sempre fatto da lei, è questo meraviglioso gattino con tutte le E che sono le iniziali del mio nome. E insomma, io, Vale, ti ringrazio tanto, tu sei sempre, sempre super carina. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è, scusate che l'ho messo naturalmente male, questo giornale, che è Civiltà del Rinascimento, il marzo 2013, c'è un bellissimo quadro della regina Vittoria, e io che amo i Tudor e comunque la storia inglese, non ho resistito. Perché ve lo faccio vedere? Perché all'inizio di questo libro, di questo libro, vedete che non ci sto con la testa, all'inizio di questo giornale, ci sono delle mostre che potrebbero interessarvi, di cui una parla, in un certo senso, parla di libri. Scusate, questo è il mio telefono. Allora, vedete qua in alto, ci sono su questa pagina, sulla pagina successiva, delle mostre. Per esempio, a Udine fino al 7 di aprile c'è Giambattista Tiepolo a Passariano a Villa Manin. Oppure a Milano c'è Dracula, il mito dei vampiri al Museo della Triennale fino al 5 di giugno. Spero che riusciate a vedere il primo. Ok? Che insomma, visto tutti i libri sui vampiri e cose varie, magari potrebbe essere interessante anche per chi ama leggere andare a vedere una mostra su Dracula e i vampiri. A Firenze invece c'è quello che vi dicevo, che forse ha più a che fare con noi amanti dei libri, e è la Via delle Lettere, Biblioteca Medicea Laurenziana fino al 22 di giugno. Penso che sia una mostra su, siccome venivano stampati i libri, la foto è molto piccola, non so se vedete, e quindi anche questo potrebbe risultare interessante a Firenze. Mentre alla Venaria, quindi in Piemonte, La barca sublime, il Bucintoro dei Re Sabaudi alla Venaria Reale fino al 31 dicembre. Io sono stata l'anno scorso alla Venaria, e al di là della mostra, se avete occasione andate a vederla, è qualcosa di magnifico, veramente. Passate un buon pomeriggio, perché veramente ci vogliono diverse ore. Il giardino è stupendo, l'interno è favoloso. Quindi, se avete occasione di andare, non lasciatevi scappare l'occasione. Insomma, quante volte ho detto occasione? Vabbè.
Poi ci sono delle pagine che parlano di libri. Qua pubblicizzano di Kim Lane Il fiordo dell'eternità, edito da Guanda, 580 pagine, 20 euro. Ecco qua, appena sotto la foto potete leggere qualche riga. E poi qua in parte ci sono una serie di libri che sono saggi. C'è un saggio sul Terzo Reich contro Pio XII. Di Pierluigi Guiducci, edito San Paolo Editore, 18 euro. Poi c'è La civiltà del Medioevo di Claudio Azzara, Il Mulino Editore, pagine 320-22 euro, e un saggio che costa uno sproposito, e spero che il prezzo sia sbagliato, però è edito Einaudi, quindi non si sa, potrebbe essere anche giusto, è La Shoah dei bambini, la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia dal 38 al 45 di Bruno Maida. Ecco qua. E che cosa ha di bello questo giornale? Ha di bello che dopo ogni argomento trattato, alla fine ti propone anche i libri per andare a approfondire il tema, oltre che ha delle bellissime immagini, delle bellissime, veramente bellissime fotografie. Oh, scusate, ecco qua. Questo è solo un esempio, insomma, è fatto molto bene, mi sembra scritto molto facile da seguire. Questo è un quadro che ritrae la regina Vittoria con i figli. È veramente fatto molto bene, logicamente, vabbè, è per gli amanti della storia, però pensavo potesse essere interessante, insomma. L'ho trovato in edicola anche adesso perché è proprio del mese di marzo. Questo era tutto, io vi saluto e vi ringrazio, per i commenti scrivete qui, fatemi sapere se avete letto qualcosa e grazie a tutte le e gli YouTubers che parlano di libri, che mi danno un sacco di suggerimenti e che seguo sempre volentieri. Ciao a tutti, grazie!